Buongiorno a tutti. Oggi è arrivato a casa il libro che avevo prenotato ed è codesto, enorme, cioè è grande quanto me praticamente, metà me, il Mago di Oz. E leggendolo ho trovato una parte, la parte finale, che è un interessante spunto di riflessione secondo me. Cioè non ho potuto fare a meno di vederci il messaggio interiore, quindi volevo condividerlo con voi. Leggo il pezzo e poi magari lo commento. Il taglialegna, lo spaventapasseri e il leone ringraziarono di tutto cuore Glinda per la sua gentilezza e Dorothy timidamente disse: Sei davvero tanto buona quanto bella, ma ancora non mi hai detto come posso tornare nel Kansas. Le scarpette rosse ti faranno tornare a casa. Batti 3 volte i tacchi e loro ti condurranno in qualunque luogo al mondo. E poi aggiunse: Se tu avessi saputo quale incredibile potere aveva racchiuso nelle sue scarpe la strega cattiva dell'Est, saresti potuta tornare a casa pochi istanti dopo essere giunta nel nostro mondo. Ma se tu l'avessi fatto, io sarei ancora su quel palo in mezzo al campo. E non avrei mai avuto il mio cervello, esclamò lo spaventapasseri. Io sarei rimasto un codardo per sempre, disse il leone. E io non avrei mai avuto un cuore gentile e sarei ancora nella foresta arrugginito e solo, concluse il taglialegna, che iniziava per la commozione a lacrimare in modo pericoloso per le sue giunture. A sentire quelle parole anche Dorothy si commosse. Strinse forte gli amici in un lungo abbraccio, poi ringraziò Glinda la buona per la sua gentilezza e, preso fra le braccia Toto, batté per 3 volte i tacchi delle scarpette rosse dicendo: Riportatemi a casa dalla zia Emma e dallo zio Henry. Subito il mondo intorno a lei scomparve e la bimba si ritrovò a volteggiare nell'aria con il vento che le soffiava forte nelle orecchie. Quando tutto cessò, di colpo Dorothy si ritrovò seduta su un prato. Con un po' di timore aprì gli occhi per vedere dove fosse atterrata e poi esclamò ridendo: Toto, siamo tornate a casa. Comunque stavo dicendo che secondo me, sotto questa lettura, c'è il senso della vita. Cosa dice, Glinda a Dorothy? Se tu avessi saputo che sotto le scarpe della strega cattiva dell'Est si nascondeva un incredibile potere, in un lampo saresti tornata a casa. Però cosa risponde il taglialegna? Il taglialegna dice: Sì, ma se tu l'avessi fatto, io sarei ancora arrugginito nella foresta. Il leone dice: Io non avrei avuto il mio cuore. E lo spaventapasseri dice: E io non avrei avuto il mio cervello. Cosa significa questo? Significa che il senso del viaggio, e qui ci si può anche ricollegare al viaggio dell'eroe per gli astrologi o per chi se ne occupa, è quello di tornare a casa, di partire da casa per tornare a casa. E le fiabe ci insegnano tantissimo su questo, cioè in ogni fiaba c'è il senso del viaggio. Si parte da bambini, si fa un viaggio e si porta qualcosa con sé, si diventa qualcos'altro dopo quel viaggio, si diventa adulti o si diventa bambini con una sicurezza in più, con un'autostima in più, con un talento nuovo. Cioè, attraverso il viaggio si è riusciti a portare fuori un talento per superare tutte le tappe del viaggio. Quasi sempre nelle fiabe, c'è il momento iniziatico, no? La prova da superare. E questa prova da superare è quella che serve proprio a quel personaggio lì. E non serve a tutti i personaggi allo stesso modo. E quindi qua sotto c'è veramente, veramente questo messaggio importante, che è quello di prendere la vita come un percorso
che parte da e arriva a, ma che in realtà modifica quella che è la tua struttura, la tua personalità, ma non va ad intaccare quello che è il piano divino in questo caso. Arriva tutto quello che è necessario, arriva tutto quello che è importante e arriva tutto istantaneamente. Ma noi lo vediamo come oggi, domani, ieri. E con questo mi volevo anche collegare a un'esperienza che ho vissuto da poco. Ci siamo confrontate così nel nostro team sull'importanza della figura terapista all'interno della scuola. Terapista, quindi aiutante sia nei confronti dei bambini che nei confronti degli adulti. E discorrendo di questo ci siamo resi conto, soprattutto ultimamente, di quanto i bambini abbiano delle caratteristiche che non conoscevamo prima. La società è cambiata, noi siamo cambiati insieme alla società e i nostri bambini sono cambiati insieme a noi. Questo è un momento di forte transizione anche per i bambini. Ma la cosa importante è comprendere, secondo me, che non ci sono delle problematiche alla base. Non è un bambino problematico il bambino che ti fa delle cose fuori di testa. È un bambino che ha quelle caratteristiche, è un bambino che va accettato con quelle caratteristiche che gli saranno utili per esprimere i suoi talenti. In quanto educatori, in quanto insegnanti, è importante che noi andiamo a tirare fuori i talenti da quel bambino lì. Non ci andiamo a focalizzare sulla sua problematica, perché la problematica è come una maschera, è qualcosa che ti sta dicendo: io metto un muro tra me e la realizzazione del mio talento perché ne ho paura, perché è una cosa per cui non mi sento pronto e soprattutto perché ho iniziato un viaggio dell'eroe che mi permette di farlo ed è quello il senso. Il senso è venire qui col nostro talento nascosto, imparare a svilupparlo per poi diventarne maestri. E i bambini sono questo, i bambini hanno i loro talenti, hanno le loro peculiarità, le loro potenzialità da tirare fuori. È vero che da un punto di vista noi li vediamo come problematici, caspita. Mi stai proprio facendo vedere delle cose che io non riesco proprio a gestire. Ma quel bambino in realtà ti sta dicendo tantissime cose con quel comportamento. Ti sta dicendo: guarda che tu hai delle caratteristiche che non vedi e che io ti faccio vedere attraverso lo specchio. Guarda che tu hai un talento che come me rimane nascosto dentro. E se tu tiri fuori il tuo, aiuti me a tirare fuori il mio. Educare, tirare fuori, è questo il senso dell'educatore, dell'insegnante. Ma per far questo è anche vero che qualche regola va data. I binari sicuri sui quali il bambino deve camminare vanno dati. Non si può pensare che un bambino riesca a tirare fuori il proprio talento senza una guida. Perché è ancora piccolo, perché è ancora uno spaventapasseri senza cervello, è ancora un leone senza il coraggio. Ecco, questa era la mia riflessione di oggi e per qualsiasi cosa sono qui. Ciao.